L'ominazione è l'evoluzione biologica che ha portato all'affermazione della specie Homo sapiens. Esso si basa sull'adattamento degli esseri viventi al loro ambiente. Chiariamoci su un punto: noi Homo sapiens non discendiamo dalle scimmie attuali. Come loro, però, apparteniamo all'ordine dei primati e alla classe dei mammiferi. La nostra specie deriva da un'evoluzione del ramo dei primati, gli ominidi. Qual è la caratteristica distintiva degli ominidi all'interno dell'ordine dei primati? È la posizione o stazione eretta e la conseguente capacità di camminare sugli arti posteriori. Dove è avvenuta questa differenziazione all'interno dell'ordine dei primati e perché? I resti più antichi della specie umana sono stati ritrovati in Africa, più precisamente nella zona della Rift Valley, un'ampia fossa tettonica che in Africa attraversa da sud a nord i territori del Mozambico, della Tanzania, del Kenya e dell'Etiopia. Perché proprio qui? C'è una spiegazione di carattere ambientale. 12 milioni di anni fa, proprio a causa della formazione della Rift Valley, si ebbe un aumento della temperatura e della siccità. Una parte della foresta, allora, non potendo più beneficiare delle piogge, si inaridì trasformandosi in savana. Questa mutazione ambientale determinò una differenziazione all'interno dell'ordine dei primati. Alcuni gruppi di primati continuarono a vivere sugli alberi nelle foreste, altri invece abbandonarono gli alberi e presero l'abitudine di trascorrere periodi sempre più lunghi della loro esistenza ai margini delle foreste, inoltrandosi nella savana. Per sopravvivere all'ambiente della savana, un'estesa prateria, costituita da arbusti e vegetazione a basso fusto, i nostri antenati dovettero gradualmente imparare a spostarsi su due piedi, a testa alta, per procurarsi il cibo e controllare il territorio. A questi primi rappresentanti della famiglia degli ominidi, gli studiosi hanno dato il nome di Australopithecus, alla lettera scimmia del sud. Come testimonia Lucy, il primo esemplare di Australopithecus, il cui scheletro fossile fu rinvenuto nel 1974 in Etiopia, l'Australopithecus aveva assunto la posizione eretta, ma aveva ancora caratteri scimmieschi: naso schiacciato, fronte sfuggente e capacità cranica di soli 450 cm3.